Il Palermo ha una proprietà che non pensa assolutamente a vendere, anzi, l'idea sua è quella, l'idea della proprietà è quella di cercare degli investitori che potessero riversare nelle casse del Palermo delle liquidità in modo da poter ambire anche a discorsi importanti. È stato sempre questo il concetto, dare l'immagine di che il Palermo sia una società così abbandonata dalla proprietà, questa è una cosa che non ci sta né in cielo né in terra. Nell'intervista, per esempio, si dà l'immagine di un Zamparini che ha avuto 1.000 donne, mentre invece è un marito fedele, un marito che da 12 anni ama la propria donna. Lui l'ha detto chiaramente, prima di questa cosa ero uno a cui piaceva così, divagare ogni tanto, ma averla amplificata questa cosa sinceramente mi lascia un pochino perplesso.